Ciao a tutti, come presumo avete intuito dalla sigla nuova, inauguriamo una nuova rubrica dedicata allo Sclavi scrittore. Tiziano Sclavi, oltre a essere l'autore di Dylan Dog, l'inventore di Carol Trapper e di altri personaggi particolari, o comunque autore di storie molto belle, molto divertenti di personaggi come Mr. No, Zagor, eccetera, eccetera, è anche uno scrittore. Uno scrittore che secondo me merita assolutamente il giusto tributo e la giusta voglia di riscoprirlo. Vi dico subito che per riscoprire i libri di Sclavi dovete armarvi di santa pazienza e aprire il portafoglio, perché è difficile trovarli e sarà sempre più difficile, in quanto è notizia che Tiziano Sclavi vuole ritirare i diritti dei suoi libri mano a mano che si svincolano. Quindi ormai trovare quei volumi diventa un'impresa abbastanza ardua. Io per alcuni ci ho messo anni a trovarli, e nemmeno nella versione che volevo io. Cosa posso dirvi? Posso dirvi che nella mia presunzione spero di poter muovere qualcosa con questi video facendo capire che Tiziano Sclavi merita di essere ristampato. Spero che prima o poi lui stesso abbia voglia di scrivere anche qualcosa di nuovo come libri, ma soprattutto mai di ridare le sue opere alle generazioni presenti e future, perché sono opere di un certo spessore e opere che sicuramente meritano e hanno il diritto di entrare nelle librerie di tutti noi. Opere che per l'epoca erano avanti anni luce. Vi dico subito che non farò una cosa cronologica, non partirò dal primo e arriverò all'ultimo, ma è una cosa un po' a ordine mio, quindi rigorosamente random. No, non è vero, i primi due libri avranno qualcosa in comune che avrà un diritto a un terzo video più avanti. Però ve li faccio così come voglio leggerli io, perché prima di fare questi video ve li sto rileggendo. Cosa posso dire? Dico che è tardi. Scusate, parto dal libro che, volenti o nolenti, è la cosa più telefonata in assoluto quando si parla di libri di Tiziano Sclavi. Ovvero, andiamo nel 1991, all'apice, o comunque al momento in cui Dylan è un fenomeno di costume, che ha le famose tirature da far paura, e esce questo volume. Ovviamente questo non è il Camuni originale, ma è un Giundi Pocket, perché il Camuni originale non l'ho mai trovato. Ma è Della morte e dell'amore, il romanzo da cui è tratto Dylan Dog, così almeno recitavo lo strillone di copertina. È vero? Non è vero? Ve lo scoprirete soltanto ascoltando il sottoscritto. Partiamo da un presupposto: è il 1991, ma questo libro è stato scritto nel 1983. 1983, perché 8 anni di differenza tra la scrittura e la pubblicazione? Esistono dei miti. Mito numero uno: Sclavi lo perse e lo ritrovò solo dopo, quindi fu pubblicato solo quando lo riuscì a ritrovare il manoscritto. Mito numero due: non la Camuni editore e Sclavi non andarono d'accordo su alcune scene che volevano che Camuni voleva ammorbidire e mettere a posto e lui no. Quindi diatriba, diatriba, diatriba fino al 91. Numero 3, che penso sia la cosa più vera, si è aspettato che Dylan Dog avesse un vero successo per poi giocare molto sul personaggio di Dylan Dog. Infatti questa copertina, ditemi che non vi ricorda il buon vecchio Dylan, soprattutto si è scelto anche di avere l'illustrazione di Angelo Stano, uno che con Dylan c'entra proprio poco poco, eh. Comunque sia, l'importante è che questo romanzo fu stampato. Questo romanzo parla di Boffalora, che è un paesino, non meglio identificato, anche se sembra un po' un paesino della bassa, in cui i morti risorgono. Questo c'è un cimitero, da questo cimitero i morti tendono a risorgere. Badate che il concetto di morto vivente che ha qui Tiziano Sclavi è qualcosa di molto particolare. Non sono le macchine che girano a rallenti ma che uccidono le persone, quindi quella cosa selvaggia di Romero. Non sono gli zomboni brutti tutti, ma assumono quasi il ruolo di sfondo. E si mischiano, si amalgamano alla perfezione con le storie dei viventi che ci sono lì. Tanto che a un certo punto farete un po' fatica a capire quando si parla di vivi e di morti, anzi, sembrano un po' la stessa cosa. A tenere le redini di tutto questo, quindi a cercare di rispedire nel loro loculo i simpatici mortacchioni, abbiamo Francesco della Morte, che abbiamo conosciuto anche sulle pagine di Dylan, nello speciale numero 3. E abbiamo Gnaghi. Gnaghi è un personaggio che qui è l'assistente di Francesco della Morte, ma è omonimo, forse la stessa persona, stesso personaggio che vediamo in Mostri, che vediamo in Tre,
Troveremo anche il commissario straniero, che anche quello è un personaggio che sapete bene essere nell'immaginario schiaviano ricorrente, lo troverete anche in nero per dire. Di cosa parliamo? Parliamo di 12 capitoli scritti in una maniera molto particolare, molto veloci da leggere, quasi come se fosse una sceneggiatura televisiva, quasi come se questo non fosse un libro ma una sceneggiatura. Tanto che vedete, che ne so, voce fuori campo, poi vedete la battuta, poi voce fuori campo, poi inquadrato il foglietto e poi leggete cosa c'è il foglietto. Quindi è una scrittura molto particolare, che anticipa molti tempi per l'epoca, cioè se non è descrittiva, non cerca di strizzare l'occhio a qualcosa di già visto, cerca di essere una scrittura asciutta, veloce e pensata per immagini, come se voi foste lì a guardare la macchina da presa, però come se la macchina da presa vi fosse svelata. Cioè voi leggete questo libro e vi sembra che a un certo punto la trama, o comunque i personaggi, quello che vedete, sia finzione scenica che voi sapete. Voi sapete che la persona, chi vi sta raccontando qualcosa, vi sta mentendo. È un po' particolare da leggere. Vedete come in questo libro si parla dell'ineluttabilità delle cose, cioè non si sfugge al destino. C'è un capitolo in cui Francesco e Gnaghi tentano di uscire da Boffalor, non riuscendoci. C'è una sorta di messaggi d'amore, anche se l'unico personaggio che in realtà qui avrà una storia d'amore vera e propria è, in un certo senso, Gnaghi, proverà un tipo di amore particolare per la figlia del sindaco, non vi svelo nulla. Mentre il buon Francesco vedrà che una donna che non ha un nome, si chiamerà lei, l'avrà e la perderà per 3 volte. Prima volta la vedrà come vedova, la seconda volta la vedrà come assistente del sindaco, la terza volta la vedrà nelle prostitute. La terza è quella che secondo me rompe di più il gioco. Perché? Perché è collegata alla seconda volta che lui farà una scelta molto particolare, che si rivelerà fondamentalmente povera e insensata, finale, che però vi farà capire il gioco delle bugie anche che si autoracconta lui nella terza visione con le prostitute. La prima invece sarà un po' una citazione a Zeder, che è un film di Pupi Avati, in cui lui non avrà il coraggio di sparare a lei, si farà mordere. Quindi abbiamo un po' un tutto, tutto, tutto. I 12 capitoli sono quasi storie a sé stanti, quasi che non abbiano un vero e proprio ordine cronologico. Sì, leggete, ogni capitolo vi racconta qualcosa, ma è totalmente slegato, comunque ha qualche piccolo richiamo. Vedrete delle figure più o meno semplici, più o meno disperate, più o meno particolari. Vedete subito che Francesco non è una persona, un eroe buono, perché andrà in giro a sparare alle persone solo per portarsi avanti col lavoro, violenterà delle ragazze, ma poi avrà un senso di amore nei loro confronti. Il capitolo con i due ragazzi è molto bello. Insomma, è un libro molto particolare, molto crudo e non semplice. Qui Sclavi gioca con le personalità, gioca con l'umanità delle persone, nel senso, dove il morto vivente diventa morto vivente e l'uomo è uomo, e dove l'uomo è costretto invece a vivere una vita chiusa che lo trasforma anche a sua insaputa in un morto vivente. Quindi che differenza c'è in effettivo tra i vivi e i morti in questa boffalora? Questo fondamentalmente è un po' il leitmotiv del libro. È un libro che merita davvero, troverete allo stato embrionale qualche cosa di Dylan Dog, che secondo me lo strillone in copertina del romanzo Accuinato di Dylan Dog è un po' pretenzioso e cavalca un po' l'onda. Troverete un buon libro, immergetevi nello stile sclaviano, immergetevi nel suo crudo nonsense, nel suo orrore, sì, però non è nemmeno un orrore di quelli, cioè non c'è nulla di paragonabile a quello che avete letto fino ad oggi. Cioè nel 1991 questo era innovazione pura. Oggi forse qualcosa vi farà sorridere, oggi forse qualcosa vi sembrerà di averlo visto in qualche altro film, ma di base nel 1991 questo era assoluta genialità. A pensarlo ancora a maggior ragione che era scritto nell'83, quindi 8 anni prima. Cosa posso dirvi? Io ve lo consiglio questo libro, vi consiglio di cercare di recuperarlo e di cercare di dare una possibilità per capire anche
come sclavi giochi con i personaggi, come sclavi sappia delineare situazioni al limite del folle e strapparvi un sorriso, una lacrima, una risata, giocando con questi personaggi. Francesco della Morte è un personaggio molto particolare, perché fondamentalmente è un paranoico, è un po' sbruffone, menefreghista e cinico quanto basta, però capace di provare una sorta di sentimento, sia un amore sul deviato, sia un come si chiama, sia un suo umorismo particolare. La cosa bella del personaggio è il suo mentirsi, cioè voi leggerete queste righe e capirete quando lui sta mentendo, quando lui sta dicendo la verità, capirete quando siete all'interno della macchina da presa e quando siete fuori dalla macchina da presa. È un linguaggio molto molto cinematografico. L'ultimo capitolo è un capitolo a sé stante che dura pochissimo, perché l'ultimo capitolo dura da pagina 165 a pagina 166. C'è della morte che dice quattro cose in croce e poi c'è l'ultimo pezzettino. Questo pezzettino qui presumo sia ambientato nel futuro, in cui succede qualcosa con una scena finale molto bella e anche molto raccapricciante. Cosa posso dirvi? È un libricino che va via niente, sono 100... dov'è? 169 pagine. So che sarà arduo trovarlo, ma vi assicuro che ne vale la pena. Vale la pena provare a leggerlo, vale la pena dargli una possibilità, vale la pena entrare in questo paesino. Entrate a Boffaloro, scoprite i suoi strani abitanti, scoprite questo guardiano del cimitero e scoprite perché qualche anno dopo un certo Michele Soavi ci ha fatto un film con Anna Faghi, con Rupert Everett, con Paolo Hendel, con Masciarelli, eccetera eccetera eccetera. Di questo film parleremo però in un video a parte, perché ci saranno cose da dire un po' diverse, un po' simili e un po' tutto. Questo è il primo libro con cui voglio inaugurare questa collana di video, intendo questa collezione di video, chiamatela come volete. Spero di avervi almeno un pelino incuriosito, tanto che magari un girettino su eBay, su Kijiji, su subito.it, su una vostra libreria o comunque biblioteca di fiducia, per cercare un attimo questo libro. So che sarà un'impresa ardua, ma vi assicuro, vale tutto il sudore che ci potete mettere nel cercare di trovarlo. Cosa posso dire? Ciao a tutti, al prossimo. Il prossimo libro sarà nero, perché ha una correlazione particolare con questo. Il perché lo scoprirete alla prossima. Ciao a tutti e niente, questo è quanto. Spero di avervi incuriosito, spero di potervi augurare buona lettura. Sotto questo video, se riuscite a trovarlo, per favore scrivetemelo, che sono molto molto curioso su quanti riusciranno a trovare i libri di sclavi. Io spero che tutti coloro che vedano questi video riescano a trovarli. Ciao a tutti, baci e abbracci, alla prossima. Ciao!